ringraziare Pasquale Mazzeo, che da sempre è vicino a Nola e soprattutto nei momenti di difficoltà societarie è uno che veramente è una persona che veramente si prodiga per l'amore che porta verso il Nola e cerca sempre di creare opportunità e soluzioni per il Nola Calcio. Ai tifosi dico che bisogna stare tranquilli, il calcio oggi è fallimentare, soprattutto a questi livelli minori, quindi avere la fortuna di trovare persone che vogliono investire a Nola è una cosa che noi dobbiamo tenerci stretta, a prescindere dai risultati che poi vengono. Le prospettive sono a mio avviso ottime, perché? Perché abbiamo una società che ha puntato sui giovani, perché è inutile fare le squadre in Serie D, spendere soldi e poi l'anno dopo si rischia il fallimento. E poi chiaramente sta trovando la giusta miscela con persone di esperienza che possono veramente dare lustro alla società sportiva Calcio Nola e alla nostra città, come Gennaro Iezzo, che noi stasera ringraziamo per aver accettato di stare qui a Nola. Come amministrazione comunale abbiamo fatto un grossissimo sacrificio a fare lo stadio, perché voi dovete sapete che praticamente c'è una crisi economica notevole. Immaginate che lo Stato quest'anno al Comune di Nola ha dato 975.000 euro in meno. Quindi fare lo stadio è un lusso praticamente in questo momento. Noi avevamo preso un impegno con i tifosi e lo abbiamo mantenuto. Voglio dire una cosa ai ragazzi che a Nola tifano Nola e che fanno sport. Stiamo per dividerci, voi dovete sapere che Nola, il comune di Nola, è comproprietario di tutta l'area Ormec, per intenderci, dal 1872, quindi da più di 100 anni praticamente. Ci stiamo per dividere questa proprietà col Ministero della Difesa. All'Ormec andrà diciamo il polo di mantenimento, proprio lo stabilimento per capirci, e tutta quella parte dove ci sono gli alloggi. Al Comune di Nola toccheranno 130.000 metri quadri, che sono, per farvi un'idea, grande come Piazza d'Armi, è grande. Il Comune di Nola destinerà quei terreni tutti ad impianti sportivi. Poi chiaramente speriamo che il comune ci metta il terreno, i privati, come oggi si fa dappertutto, investono e realizzano le strutture sportive. Quindi dobbiamo avere solo un po' di pazienza per migliorare gli impianti e soprattutto per dare a tutti la possibilità di fare sport, non solo al calcio, anche agli altri sport che pure a Nola vengono, diciamo, fatti, vengono svolti, penso alla pallacanestro, alla pallavolo, noi dobbiamo pensare un poco a tutto, quindi le prospettive sono delle migliori. Vi ripeto solo di stare vicino alla squadra, se anche viene qualche risultato negativo non contestare, perché dobbiamo tenere in mente che queste persone che sono venute a Nola e hanno fatto quest'anno la squadra devono soltanto essere ringraziate. Poi dobbiamo stargli vicini affinché anche l'anno prossimo e negli anni successivi loro ci stanno vicino e garantiscono al Nola di partecipare al campionato di Serie D e speriamo anche ad altri campionati in categorie superiori. Grazie.